Io che lavoro in mare sono 37-38 anni. La tranquillità, il silenzio, il mare. Ma è sempre stato molto emozionante, perché il mare per me è la mia vita, la vita dei miei genitori, la vita della mia famiglia. Il mare è una passione. Io avevo 19 anni, praticamente 38 anni che vado in mare. Allora ai primi anni ce n'era poco di rifiuti, adesso abbastanza, se ne vede di tutti i colori in mare. Il tema del marine litter è uno dei più importanti che sta affrontando la società moderna su scala globale. Il problema dei rifiuti marini è fondamentalmente un problema culturale, non è un problema tecnico, non è un problema scientifico. È un problema di consapevolezza, è un problema di educazione ambientale da parte di tutti, soprattutto da chi vive sulla terraferma. Per marine litter si intende tutto quell'insieme di materiali prodotti dall'attività umana che vengono riversati in maniera involontaria o volontaria nell'ambiente marino. Quindi il problema è capire come i rifiuti marini vanno ad influenzare l'ecosistema marino. È noto che il Mediterraneo è una delle aree più impattate al mondo da questa problematica. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che le concentrazioni di macroplastiche e di microplastiche nel Mediterraneo hanno delle concentrazioni molto simili a quelle dei grandi vortici oceanici, quelle che erroneamente vengono definite le isole di plastica. Quindi è imperativo, dal punto di vista di un biologo, di un ecologo o di un ecotossicologo come siamo noi, cercare di capire cosa fanno queste plastiche, microplastiche, sulla biodiversità del Mediterraneo. Quelli che vediamo sulla superficie in effetti sono i materiali plastici, ma sono solo il 10% dei materiali che si ritrovano in mare. L'80-90% purtroppo affonda. Adesso la pesca che facciamo noi con la volante, che è il pesce azzurro, la rete è sempre sospesa dal terreno, non è che strascichi proprio il terreno, quindi noi difficilmente prendiamo rifiuti, ma con le pesche a strascico che si fanno con le gabbie o con i divergenti, specialmente con le gabbie, si raccolgono molti, molti rifiuti. Raccogliamo di tutto, lo strascico raccoglie di tutto. Lavatrici. Tu dici chi le porta queste lavatrici? Neanche noi ce lo sappiamo spiegare. Frigoriferi. Lavastoviglie. Sdraie da spiaggia abbiamo preso in mare. Ombrelloni da spiaggia. Sacchi di pittura vecchi. Una bicicletta, ma non è la prima, anche questa, non è la prima. Bottiglie di plastica. Ci sono stati anche animali morti. Guanti di monouso per le mani. Cose di ogni genere, cioè io in questo periodo ho visto cose impensabili. Qualche attrezzo femminile che prendiamo? Allora, una volta ho preso un balcone, sicuramente era da una nave passeggera, l'ho preso dentro la rete, ho perso una giornata di pesca, non sapevo più dove mettere le mani. I rifiuti più grossi che ci accorgiamo sono le rettine dei mitidi. Qui ce ne sono tante, è tutta plastica. Quando questo sporco entra dentro la rete, tante volte la rete si lacera, siamo costretti noi a tagliare la rete, togliere quello che diciamo che ingombra la rete. Naturalmente tutto questo implica tempo. Per noi in mare anche 5 minuti è oro, perché abbiamo anche noi dei tempi stabiliti per il rientro, per la pesca, per tutto. In questo progetto, appunto Adri Clean Fish, lo scopo principale era, oltre quello di ottenere dei buoni dati scientifici, che è la nostra missione in quanto accademici e quanto ricercatori, era quella di anche di capire meglio quale sia il mondo che gira intorno alla pesca
e l'interazione che i pescatori hanno con il mare e con la problematica dei rifiuti marini. È un progetto che è iniziato nell'estate del 2019, che si concluderà nell'estate del 2020 e che appunto si prefigge, attraverso una serie molto articolata di attività sia in laboratorio che in campo, di valutare impatti ed effetti dei rifiuti marini. Il grande obiettivo del progetto è quello di capire in che modo questa plastica impatta sul settore della pesca e quanto sono presenti macroplastiche sui fondali, e qui entra in campo il grande ruolo dei pescatori. Ma dal punto di vista più strettamente ecologico ed ecotossicologico, il nostro obiettivo fondamentale in questo progetto è cercare di dare una risposta a uno dei quesiti impellenti presenti sia a livello scientifico che a livello anche di governance, cioè stabilire o meno se queste plastiche presenti in ambiente marino impattano le specie ittiche di valore commerciale, quindi quelle che giungono sulle nostre tavole, e anche cercare di capire in qualche modo se le plastiche riscontrate nelle specie ittiche possono trasferire composti inquinanti dalla plastica ad il muscolo, e conseguentemente questo muscolo, che è l'oggetto delle nostre diete, poter in qualche modo essere trasferiti all'uomo. Il progetto si articola in due aree di studio, Chioggia e Civitanova Marche, due porti importanti del mare Adriatico. Chioggia, che viene da un'esperienza già pluriennale di raccolta dei rifiuti da parte dei pescatori, dove progetti di questo tipo sono già stati svolti, e Civitanova Marche, che invece era un po' l'area più vergine per questo tipo di progettualità. Il progetto ha previsto di coinvolgere i vari stakeholder, quindi i pescatori, le aziende municipalizzate che gestiscono rifiuti, i ricercatori, in modo da avere un approccio integrato su quali siano effettivamente gli effetti dei rifiuti marini sulla pesca, a partire dalla qualità del pescato fino alla gestione e smaltimento dei rifiuti. Come cooperativa Casa del Pescatore siamo stati ben lieti di essere all'interno del progetto Adri Clean Fish, perché rappresenta un'iniziativa importante che detta una linea, cioè quella che i pescatori devono e vogliono collaborare per rendere il mare più pulito. Sono diversi anni che i pescatori cercano una modalità, un incontro, un incrocio di destini, sarebbe da dire, con la ricerca, con tutti gli enti che hanno volontà di ripulire il mare dalle plastiche e da quant'altro troviamo sui fondali, e i pescatori di Civitanova hanno subito accolto con favore questo progetto e si sono dati da fare per portare più rifiuti possibili a terra e per smaltirli adeguatamente. Il coinvolgimento diretto dei pescatori è avvenuto nel dettaglio attraverso 12 pescherecci che sono stati selezionati e che, attraverso 18 uscite complessive, hanno raccolto, oltre al pescato, anche i rifiuti marini, che poi sono stati stoccati appositamente a terra attraverso dei contenitori che sono stati forniti dal progetto, sia per quanto riguarda la raccolta del bordo che per quanto riguarda lo stoccaggio a terra prima del loro smaltimento. Ormai in TV non si parla altro che di microplastiche e di possibili contaminazioni da parte dei pesci. Per cui noi siamo veramente preoccupati e vorremmo essere parte attiva. Analizzando proprio i rifiuti che abbiamo trovato, non è che la maggior parte derivano dall'attività della pesca. Pescatore, non per difendere la mia categoria, ma forse è l'unico che cerca di salvaguardare il mare, perché io ce lo mangio io. E adesso continuo la mia figlia, il lavoro mio, quindi è come se io vado a distruggere il piatto dove mangio. Molti lavori di ricerca hanno dimostrato che il 90% di questi rifiuti marini purtroppo è dovuto ad attività terrestri. Noi abbiamo il Po, che è il fiume più grande, che dopo porta giù, quando fanno le grandi alluvioni, quello che porta via delle case porta, finisce in mare. Le navi mercantili di continuo buttano sempre in mare fusti, lamiere. Molti rifiuti, lattine di plastica, sono tutte marche straniere, quindi. C'è gente che
proprio senza ritegno butta ste robe in mare, io non capisco perché. Dopo purtroppo c'è l'ignoranza dell'essere umano che non vede, non sente, e butti in mare tutto quanto e lo prendiamo noi. È un cerchio che non si chiuderà mai per me. Cioè, deve cambiare la mentalità di adoperare il mare come un centro di rifiuti. Bisogna capire che il mondo è nostro e per i nostri figli dobbiamo lasciare un mondo pulito. La gente sensibilizzata deve ragionare che quando vanno fuori con gli yacht, che quella non è una pattumiera. Abbiamo chiesto ai pescatori di in ogni cala raccogliere i rifiuti e metterli in un sacco diverso, in modo che così possiamo raccogliere delle informazioni anche sulla densità dei rifiuti. Arrivano in banchina, noi apriamo questi sacchi, dividiamo in materiali, quindi la plastica, che è sicuramente il materiale più abbondante, poi il metallo, la gomma, e cerchiamo anche di inserire in un foglio tutte le categorie, tutti gli oggetti che troviamo, li inseriamo in un foglio, li pesiamo, misuriamo la dimensione. E poi raccogliamo tutte queste informazioni perché ci servono per capire anche qual è l'origine di questo inquinamento, da dove proviene e che cosa si può fare, ecco, per ridurlo. Un chilo. Sono stati fatti campionamenti di pesci direttamente durante le attività di pesca e in concomitanza alla raccolta dei rifiuti nelle cale stesse in cui venivano raccolti i pesci. Questo ci consentirà e ci ha consentito di fare una correlazione tra quanti rifiuti troviamo sul fondo marino, quanti rifiuti troviamo sulla superficie dell'acqua e quanti rifiuti vengono ingeriti dai pesci, in modo da unire sia la parte abiotica, quindi quella dei rifiuti, che la parte biotica, che è quella che più ci interessa. Dalle analisi del laboratorio sui pesci che ci sono stati forniti e sono stati campionati insieme ai pescatori, andremo a vedere quali sono le risposte biologiche in seguito all'ingestione di rifiuti, in particolare di microplastiche, perché si parla di specie come l'acciuga, la triglia, il nasello, la sogliola, ed andare a vedere se da queste plastiche potevano rilasciare dei contaminanti al tessuto muscolare, che è quello che poi andiamo a mangiare, e cosa succedeva a livello delle risposte biologiche nei pesci. Questo per capire quanto l'effettiva presenza dei rifiuti in una data area, in una data specie, poteva interferire con la qualità e con l'ecologia delle specie di interesse. Non è tra l'altro un'attività, vorrei sottolineare, minoritaria, perché una singola imbarcazione in un mese di attività di pesca può pescare circa 120 kg di rifiuti marini. Di questi 120 kg una settantina sono costituiti da plastica. Quindi se pensiamo che solo sulle coste adriatiche ci sono più di 1100 imbarcazioni e che attualmente solo un centinaio sono coinvolte in attività di fishing for litter, possiamo capire, se facciamo due calcoli, quale potrebbe essere il potenziale. Bisogna però coinvolgere i pescatori. Il problema principale del coinvolgimento dei pescatori è che questa è un'attività che costa.
Credo che il Ministero delle Politiche Agricole, la Direzione Generale della Pesca, debba sempre più impegnarsi fattualmente con dei fondi perché questo progetto possa diventare la regola, perché in tutti i porti italiani il pescatore, oltre che sbarcare pesce, possa sbarcare rifiuti, possa sbarcare plastica per realizzare quello che è il sogno di tutti noi, insomma, un mare veramente pulito. Thank you.